teologia dei Masoreti non ci poteva essere un altro da definire Dio, allora hanno trasformato Elohim in Kohen, cioè in rappresentante di Elion in quel territorio lì. Ma hanno fatto probabilmente un'altra trasformazione, perché si dice che lui era il Kohen nel territorio di Shalem, cioè di Gerusalemme. In realtà, nei codici più antichi, secondo gli studi di Luigi Moraldi, si dice che Melchizedek non si trovava a Shalem, ma a Shalin, che è una località vicino a Nablus, in Samaria. Allora, cosa è successo? Che probabilmente la traduzione, la tradizione giudaica, che non poteva accettare, sapete, non il contrasto con i samaritani, c'è persino ancora dei Vangeli a riguardo del contrasto tra i giudei e i samaritani, non poteva accettare che il rappresentante diretto di Elion fosse in Samaria, hanno trasformato Shalim in Shalem. La tradizione è certezza di manipolazione. Quindi facciamo finta che è meglio, facciamo finta. Insomma, già solo anche in questo piccolo passo qui, insomma, ci sono già soltanto due cose che ci fanno capire un pochettino i tipi di intervento che sono stati fatti. Dopodiché, appunto, uno può decidere se da quel libro ricavare delle verità assolute oppure no. Io qualche difficoltà ce l'avrei a ricavare delle verità assolute da un libro simile, che quindi è molto meglio fare finta. C'era qualcuno che non aveva detto qualcosa prima, che gli ho detto fatemi la domanda a voi mentre... No, niente. Facciamo così allora. Prima abbiamo parlato del Gan Eden. Ah sì, scusa, io ho un po' di difficoltà di capire, nel capire la differenza tra la Pasqua, l'origine della Pasqua ebraica e quella cristiana. Pasqua ebraica so che deriva dal nome Pasqua, dall'agnello sacrificale, insomma. Quella cristiana? Quella cristiana è la sostituzione di quella. Che succede sostanzialmente nelle Pasqua? Allora, la Pasqua ebraica ufficialmente pare essere stata istituita, diciamo in modo ufficiale, nell'intorno al 622 a.C. dal re Giosia, uno dei re dei regni di Israele, perché di Giuda, insomma, quando il regno si è diviso, e, diciamo che al tempo di Giosia è stata fatta una grande riforma religiosa. In questa riforma religiosa è stato fatto in modo di abolire i sacrifici umani, che invece fino a quel momento si facevano, in particolare abolire il sacrificio dei primogeniti che venivano bruciati nel fuoco. Lui se li faceva consegnare a 8 giorni, quando avevano 8 giorni, Ezechiele 20-25. Quindi il primogenito veniva sostituito da quel momento in avanti dall'agnello, anche per far dimenticare, cioè non soltanto fare in modo che non si facessero più, ma proprio per fare in modo che anche si dimenticasse quasi in sostanza che prima venivano fatti dietro sua esplicita richiesta. E lui in Ezechiele 20-25 spiega chiaramente, che dice: io mi rendo conto che ho dato del, se vogliamo leggerlo, diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere. Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito, per ridurli alla desolazione affinché conoscessero che io sono il Signore. Ecco, cioè, nei versetti precedenti lui dice: siccome questi non obbedivano alle mie regole, questi non accettavano i miei ordini, allora in sostanza io, per piegargli la testa, gli ho dato l'ordine di bruciarmi i primogeniti. E questo appunto è stato in vigore fino a un certo punto. Poi sono stati sostituiti con l'agnello, e poi, diciamo, i sacerdoti hanno trovato più comodo avere il riscatto in denaro, perché almeno così si facevano dare un po' di soldini. Come adesso. Che no, ma come, cioè, gli uomini sono uguali sempre, cioè non è che esistono i buoni e i cattivi, no? Quindi i sacerdoti di allora, di Gerusalemme, non è che fossero diversi, e quindi hanno trovato più comodo farsi dare del denaro, quindi il famoso riscatto. No? E, allora, quell'agnello lì veniva chiamato Pesach.
Ed era soltanto quell'agnello lì che veniva chiamato in quel modo lì, perché gli altri venivano chiamati, esatto, che serviva per quel tipo di sacrificio lì, per quel tipo di offerta lì, perché gli altri venivano chiamati in un altro modo. E in quel passo lì, dove Reggio si appunto attua questa riforma religiosa, c'è scritto: e non fu, e prima d'ora non fu mai vista una Pasqua simile. Cioè, come dire, è la prima volta che la facciamo, in sostanza. E l'hanno ricollegata al termine Pesach, ma in un modo abbastanza fantasioso, al discorso del passaggio del saltare oltre. Cioè, hanno cercato in quel momento di ricostituire o ricostruire una sorta di mito di fondazione al momento dell'esodo dall'Egitto. Cioè, quando sappiamo che c'è la morte selettiva dei primogeniti, per cui vengono uccisi, muoiono soltanto i primogeniti degli egiziani e non quelli degli ebrei, perché si dice che l'angelo saltava, perché erano segnate col sangue, saltava le porte degli ebrei, quindi saltava e andava a uccidere soltanto i primogeniti degli egiziani. Quindi è stato creato questo, diciamo, questa sorta di mito di fondazione. Quindi poi c'è il sacrificio dell'agnello, nel momento in cui si passa a elaborare la figura cristica, che diventa l'agnello che prende su di sé i peccati del mondo, allora la Pasqua nuova ha sostituito quella vecchia e, come dire, l'avrebbe sostituita, e questa è l'affermazione, in via definitiva. Cioè il sacrificio di Cristo è il sacrificio unico che ha valenza universale e eterna, cioè non c'è bisogno di farne un altro. Fatto quel sacrificio lì, è fatto una volta per tutte. Quindi questo è ciò che